bilancio positivo e grande partecipazione all'evento Startup Day, organizzato dalla BCC Comuni Cilentani e dal suo gruppo di giovani soci. È emerso in modo molto forte, evidente, che quando c'è una buona idea, quando c'è progettualità, impegno e passione, si può fare. Sono state verificate e portate all'attenzione, diciamo, della platea numerose iniziative in vari campi, dall'agroalimentare all'informatica alle strutture ricettive, quindi ce la possiamo fare anche nel nostro territorio. Non è semplice, tutti hanno voluto riconoscere un ruolo alla banca di credito cooperativo e noi di questo ne siamo felici, ma non siamo felici perché per pavoneggiarci o perché significa che il ruolo della banca è importante, riusciamo a dare significato a quella che è poi la nostra vocazione, quella di far crescere il territorio. Quindi questa giornata ci dà soprattutto delle risposte, ci dà delle speranze, delle risposte che ci sono tante iniziative, tante start-up che sono nate anche con il contributo della banca, ma soprattutto grazie alla passione dei giovani. E invece la speranza è quella di costruire un percorso virtuoso, strutturato, che possa portare alla creazione di ulteriori imprese e di creare quindi un modello vincente anche con la collaborazione della banca, dei giovani soci e di questo sportello che dovrebbe essere itinerante. Infatti è stata lanciata proprio questa novità, questo sportello itinerante all'interno delle BCC. Si potrà rivolgere un giovane per capire in che modo poter creare la propria azienda, se c'è la fattibilità, se quali sono i problemi da superare, mettiamo a frutto un po' l'esperienza. Un sostegno concreto da parte della banca. Sì. Sono in compagnia del presidente dei giovani soci di BCC dei Comuni Cilentani, appena terminato lo Startup Day, questo inizio di anno col botto, com'è andata questa esperienza? Benissimo, perché c'è stata una grande partecipazione di pubblico giovanile, che era il target a cui noi miravamo, molta attenzione da parte anche del pubblico e soprattutto una proposta concreta, cioè uno sportello che nascerà grazie, diciamo, alla proposta dei giovani soci, ma con il grande contributo della banca che ci sta, diciamo, aiutando in tutto. Noi proponiamo, loro sono subito disponibili, un'apertura completa ai giovani. Oggi abbiamo approfittato anche della presenza dei referenti regionali per strappare anche una promessa a loro, e c'è stata dal sindaco Franco Alfieri, come esponente però della regione, la promessa e la proposta anzi di aiutare questo sportello con un funzionario che possa indirizzare il giovane verso il finanziamento adeguato alla propria idea. Quindi questo è solo il punto di partenza e speriamo che questa iniziativa, anzi crediamo, perché adesso lo possiamo dire dopo questa giornata, crediamo che questa iniziativa darà un profondo contributo per il nostro futuro e per il nostro territorio.